Prigionieri del cibo, riconoscere e curare il disturbo d'alimentazione incontrollata è il titolo del libro della dottoressa Laura Dalla Ragione, psichiatrica e psicoterapeutica del Ministero della Salute e del Ministero della Gioventù per i comportamenti alimentari. Libro presentato a Cosenza grazie ad una iniziativa dell'associazione ADAC che opera prevalentemente nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare. L'ADAC è presente sul territorio ormai da quasi 7 anni ed opera per aiutare le persone affette da queste gravi patologie che sono i DCA. L'evento che abbiamo preparato questa sera è la presentazione del libro della dottoressa Laura Della Ragione sui disturbi da alimentazione incontrollata. Una vera e propria patologia che solo nell'ultimo DSM-5 è stata inserita come patologia a sé stante e ne ha definito anche i criteri diagnostici. Sì, in Italia ci sono 3 milioni di persone ammalate di questi disturbi, disturbi del comportamento alimentare che principalmente sono l'anoressia, la bulimia e il disturbo d'alimentazione incontrollata di cui parliamo proprio oggi, che è il disturbo più nuovo, meno conosciuto ma ugualmente molto diffuso. Come si manifesta? Si manifesta con grandi abbuffate senza metodi di compenso, quindi le persone diventano molto obese, viene confuso con un'obesità ma non lo è, perché in realtà è un vero e proprio disturbo psichiatrico, quindi con caratteristiche ben specifiche e va trattato come tale. Quindi è molto importante riconoscerlo, questo è un motivo anche per cui facciamo questi incontri. Si manifesta di più nelle persone adulte, nei giovani? Ecco, al contrario della patologia anoressia e bulimia, è diffuso anche nelle persone adulte, però è presente anche negli adolescenti, nei bambini ed è molto presente nei maschi anche, perché non è così sbilanciato verso le femmine. Il rapporto 3 a 4, quindi ancora parecchie femmine di più, ma insomma i maschi sono già un numero importante.